il teatro è un modo per vincere la timidezza. Ecco, io oggi mi trovo qui con alle spalle un teatro di Roma, un bellissimo teatro di Roma, per informare il mio pubblico del fatto che, concretamente parlando, il teatro, fare teatro, secondo me, è, oltre una valvola di sfogo, anche un modo per vincere, per togliere quella che è la timidezza. Perché una persona col teatro riesce a togliersi determinati paletti che si crea e al tempo stesso a mettersi nella condizione di avere più sicurezza in se stesso, o meglio in se stessa, e al tempo stesso a vivere meglio quello che è se stesso, quindi a concentrarsi su se stesso, ripeto, senza andarsi a vedere strano o diverso dagli altri. Ecco, diventare un attore di teatro può essere molto utile ed è un toccasana dal mio punto di vista, perché fa bene e non poco, perché aiuta le persone e perché soprattutto fa ritrovare quella sicurezza a chi purtroppo sicurezza non ha, non possiede. Ecco, tutto questo ovviamente è positivo perché la persona che è insicura, ripeto, con il teatro ritrova quel grado di sicurezza, di tranquillità e al tempo stesso di serenità che in genere non riesci a individuare o meglio a trovare. Ecco, quindi io vi dico, fate teatro se siete persone che hanno difficoltà ad aprirsi, se siete persone che riscontrano delle, chiamiamole, paure, che riscontrano delle chiusure mentali, perché sono convinto che il teatro vi dà una grossa mano, vi dà un grande aiuto. Fare teatro non significa essere solamente un attore, ma significa mettersi nella condizione di apprezzare, di amare e di degustare quelle che sono le, chiamiamole, bellezze che lo stesso teatro nei tempi attuali va ad offrire. Ecco, sappiate rendervi conto in maniera concreta di ciò che di bello il teatro vi va ad offrire. Togli insicurezza, togli difficoltà di comunicazione, rinfranca, rincuora gli animi. Il teatro fa bene. E chi è in difficoltà e chi è un po' insicuro, grazie al teatro troverà quella sicurezza in più. Da Leandro, conoscitore italiano, è tutto, e da questa splendida cornice di questo magnifico teatro, che adesso vi faccio vedere tutta la sua interezza, è tutto. Un saluto caro, iscrivetevi al prossimo video.